Oh.
Dragna e Salvatore Saladino, loro sono terzi di quarto raggruppamento e primi della loro classe. Allora vi ricordo, stiamo procedendo alla cerimonia di premiazione dell'Historic Rally, affiancato chiaramente alla Coppa Rally di zona per quanto riguarda le auto moderne, quindi anche le auto storiche che fanno classifica e campionato a sé. Vi ricordiamo pure che per quanto attiene le storiche non esiste una classifica assoluta, esiste una classifica generale chiaramente per quanto riguarda gli scontri cronometrici, ma le vetture vengono classificate in base al raggruppamento e poi sempre alla classe, chiaramente sempre in base all'anno di costruzione delle vetture. Capite bene che non sono vetture uguali l'una con l'altra, non avrebbe senso celebrare, premiare una classifica assoluta. Sì, sappiamo che primo classificato della generale c'è l'avvocato Antonio Di Lorenzo con Leonese, con Francesco Cardella sulla Porsche, però insomma ciascuno di loro si distingue in un raggruppamento, così come la vettura numero 204.